Ciao a tutti ragazzi, qui è FortoGamer che parla e benvenuti in un video su Fortnite. Credo che sia uno dei video più attesi che avevamo qui sul canale e ragazzi, è successo. È veramente tornata Pinnacoli, pendenti. Una cosa che aspettavamo da anni ragazzi, perché l'ultima volta che abbiamo visto Pinnacoli era il 5 maggio del 2019. Erano più di 2 anni fa e riaverla per me è veramente una grandissima emozione. Sapete quanto io ci tenessi a Pinnacoli, sapete che mi buttavo sempre a Pinnacoli quando c'era ancora, quindi let's go. Ma prima ragazzi dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo andare all'interno dell'armadietto e dobbiamo necessariamente mettere l'agente Elite. È stata praticamente la skin che abbiamo più utilizzato nel capitolo 1 e quindi credo che sia giusto tornare ad usarla. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E poi vabbè, nello shop sempre solo codice creatore Fortu. Andiamo, boys. Io ragazzi non ho mai visto la mappa dall'inizio dell'aggiornamento, l'ho appena scaricato e mamma mia, solo vederle è un'emozione ragazzi, non ci posso credere, è veramente lì ragazzi, la mia città, ma ve lo ricordate? Mamma mia, no, no ragazzi, no, 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 raga, mi metto a piangere, il mio palazzo, mamma mia, il mio palazzo. Mamma mia, il mio palazzo sta veramente lì. Ragazzi, sono tornato nel 2019. Non ci posso credere, è veramente lì. No, raga, no, no, vabbè. Che bello, quanti ombrelli si stanno aprendo! Quanti deltaplani ombrelli, signore! L'hanno modificata, ma sono impazziti. È diversa. No, vabbè, raga. No, vabbè, pazzi sgravati, fatemelo fare subito. Scendete tutti, vi supplico. Dove siete? L'hanno cambiata dentro, ma siete impazziti? Come avete usato cambiarla? Cioè, chi vi ha dato il permesso in tutto questo? No, vabbè, raga. No, vabbè. Sono veramente dentro Pinnacoli pendenti. A parte che già non si capisce nulla. Non oso immaginare questa zona ora come sarà con tutti i tryharder che ci sono stati nel tempo. Ho fatto una cavolata. Sono morto. Prima kill a Pinnacoli pendenti! Fatta per sbaglio, tra l'altro. Devo salire, questa vaga impressione. Credo mi convenga. Mamma mia, signori. Mamma mia, io non. Non ci voglio credere. Questo video sarà tutto così. Oh! Bravo, pazzo sgravato! Ma questo è impazzito! Probabilmente la situazione si sta facendo più grave di quello che mi aspettassi. Probabilmente morirò. Però non fa niente, ragazzi. Sono anche solo felicissimo di giocarla. Qua sta una chest, prendiamola. Mamma mia. Ok. Vabbè, dobbiamo spostarci da qua, ragazzi. Da qui non faremo nulla. Abbiamo capito la situazione. Cambiamo palazzo. Mi faccio il mio solito giro, ragazzi. Mi faccio il mio solito giro che mi facevo ai tempi. Me lo ricordo ancora. Mamma mia, cosa sta succedendo qua sotto? Non si capisce niente. Vabbè, per sbaglio praticamente mi sono trovato qua per sbaglio. Senza materiali. Ciao. Bella. Ok. Ma quello aveva delle pozze piccole, però. Quante sono? Sei! Mamma mia! Fra! No! Sei ricco! Via! Dov'è la safe? No, la safe sta da un'altra parte, raga. No, me ne devo andare a Pinnacoli, non ci credo. Vabbè, GG! Bravo, bravo, mi è piaciuta, ragazzi, mi è piaciuta. Continuiamo, continuiamo, sono super gasato. Raga, ora c'è sta pure il nome. Ora c'è sta pure il nome. Mamma mia, Tilted Towers! Io non ci posso credere. Io non ci posso credere che sia tornato. No, io raga farò il fanboy. Cioè, da ora su Fortnite noi ci lanceremo solo qui, ne siete consapevoli? E comunque qua è una situazione del cavolo. Perché mi sono landato malissimo. Sono tipo morto, ciao. Non vi pigliate l'arma, non vi pigliate l'arma. Si gode, signori. Si gode più o meno, signori. Perché non c'ho materiali. Ma io questo non avevo neanche capito che fosse un nemico. Il mio cervello non l'aveva per nulla recepito. A parte che tra poco salta tutto in aria qua. Ai tempi miei la gente si metteva qua sotto campo. Oh, porca miseria! Non si mette lì! Non si mette solo alla camperata, signori! Per nulla! Per nulla non si mette solo. Sono morto, GG. Stato bello. Vabbè, ma non ci posso credere. Ma l'avevo detto che si mettevano camperati. Allora, stavolta sta la chest sopra. Però secondo me prendere la chest è la cosa più intelligente, stupida che uno possa fare, mia. Ciao! Cioè, ma sta letteralmente un tizio con un'arma. No, ma perché vieni su di me? Ma qua mo scendere è un casino. Qua mo non riesco a scendere in nessun modo. Quello che posso fare è questo. Godo.
Con un assalto, vedete quante kill se vanno? Solo che devo levarmi assolutamente dal tetto, cioè immediatamente, il prima possibile. Oddio, lì, volendo, ci starebbe una bella kill. Una bella kill, godo. Ok. No, raga, comunque miglior tecnica mettersi da qua sopra con l'assalto. Cioè, no cap proprio. Se fanno un botto di kill, se fanno. Finisco giusto i colpi assalto e poi andiamo, dai. Peccato, due colpi, va bene. Non credo di poterci fare più nulla con due colpi, quindi... No, infatti, va bene. A posto, andiamocene. Ho finito i colpi. Ragazzi, avevo finito i colpi, non potevo farci nulla. Però GG, va bene, colpa mia. Questa è una lezione per il fatto che ho voluto utilizzare tutti i proiettili per farmi kill dall'alto. Chest e fucile a pompa. Non ce la faccio, mi sa. Ce la faccio invece, di godo. Ok, vediamo se mi dà la kill, buono. Posto, andata come volevo. Mamma mia, raga. Questa volta mi è andata bene, questa volta mi è andata bene, non devo sprecarla. Mi servono kill, mi servono kill. Dai, 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 dai. Un altro là. Devo provare, raga. Ok, è andata. Quindi, va bene, noi tenteremo questa cosa folle. Mamma mia, come odio il recoil di quest'arma. Vabbè, andiamo, ragazzi. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Cerchiamo di tryhardarcela un po' di più questo game, perché ce lo possiamo permettere a dirla tutta. Due chest. Ok, raga, siamo stati fortunati. Veramente, veramente fortunati. Ok. Con questo fucile veramente si fanno cose bruttissime. Bravo, si è killato da solo, troppo forte. Mamma mia, signori, qua mi è andata molto bene. Ok, c'ho tutta la roba per andarmene se devo. Bravo, bravo, molto forte. È riuscito a bloccarmi perché non erano nella mia scala, nel mio muro. Vabbè, GG, ragazzi, mamma mia. Credo che per oggi possa bastare Pinnacoli. Ragazzi, io sono veramente senza parole. Essere tornati a Pinnacoli credo sia una delle sensazioni più belle di cui avevo bisogno in questo periodo. Un periodo pieno di cambiamenti e uno dei più grandi che volevo annunciarvi oggi, ragazzi, è che ho aperto un secondo canale. Si chiama Lucas Mele. Lo vedete anche in descrizione se volete iscrivervi. È un canale che parlerà molto più di me. Non è Fortudegamer, è Lucas Mele, proprio perché sono fondamentalmente io. Parlerà di crescita personale, di finanza, e sarà un canale, ripeto, molto più personale. Sapete dove andare. Io vi ricordo però ancora di iscrivervi a questo canale, di lasciare un like per tutto quello che abbiamo vissuto oggi, e ci becchiamo alla prossima, ancora ovviamente su Tiddle Towers.